Io vorrei partire da una riflessione perché mi sembra che alla base di questa serie ci siano tre parole che ritornano, che sono il corpo, la mente e il tempo. E solitamente quando si è adolescenti non si vede la voglia, c'è la voglia di crescere, mentre qui la pubertà da queste ragazze è vista in realtà come se fosse una morte. Sì, infatti questo è stata quasi una lente di ingrandimento sul rapporto molto complesso che le donne hanno col proprio corpo e questa piccola morte che le ginnaste provano magari a 15 anni e invece la maggior parte delle donne lo provano a 50. Però è stato un modo di esplorare appunto questo rapporto. Alessia, tu sei una ginnasta e conosci questo mondo dall'interno, credi che quello che è successo in America negli ultimi anni, quindi appunto il racconto di quello che accadeva, di quella costrizione fisica, anche di violenze fisiche e psicologiche, e una serie come Corpo Libero possa aiutare ad aprire questo mondo, che da come è raccontato in questa serie è un mondo molto chiuso. Sì. Credi che siano necessari questi racconti? Sì, Corpo Libero appunto far vedere quello che è l'interno del mondo della ginnastica artistica e come diceva prima Cosima comunque rompe vari tabù. Aiuta diciamo a capire quello che le ginnaste provano in prima persona, quindi la voglia di non crescere, anzi di non poter crescere, la voglia di raggiungere l'obiettivo, di essere perfette in ogni cosa che fanno, ma soprattutto c'è un particolare che è quello di avere le mestruazioni, che molte persone trovano che se una donna ne parla è come se gli facesse quasi schifo, quindi in realtà bisogna, la dobbiamo vedere come una cosa normale. Assolutamente. E un'altra particolarità di questa serie è come è girata, perché mi sembra che ci sia una divisione tra delle geometrie molto fisse e poi una macchina a mano che segue da vicino queste ginnaste, e c'è un uso dei colori che è meraviglioso, c'è questo bianco della neve che poi si scontra invece con questi colori accesissimi dei costumi, dei trucchi. Come avete lavorato su questo aspetto? Beh, questa è una cosa, mi fa piacere che l'hai notato, perché io e Francesco Di Pierro, il direttore della fotografia, abbiamo fatto un grande lavoro sulla palette dei colori che abbiamo dato a tutti i capi reparto, così che tutti sapevamo che colori portare nelle scenografie, nei costumi, nel trucco, per esaltare la fotografia e renderla suo più, per dargli uno stile e un'identità forte. Mentre invece quello che dicevi sulla geometria, volutamente noi abbiamo scelto di riprendere momenti intimi con le ragazze molto più con una camera dinamica a spalla, per diciamo rompere quella barriera della maschera che abbiamo invece costruito tipo in palestra o nelle mense, oppure anche fuori in esterno dove c'è una camera un po' più composta, dove le geometrie e la geometria delle inquadrature diciamo era il nostro modo anche per cercare di rappresentare la rigidità del mondo della ginnastica, insomma. Corpo Libero prende spunto da un romanzo e la sceneggiatura anche scritta da un team di sole donne. Credete che fosse necessario che questo racconto fosse scritto e visto da una prospettiva femminile, anche perché c'è un racconto molto bello di quella che è l'ambivalenza dell'amicizia femminile già in tenera età? Sì, penso che sia proprio uno sguardo femminile. Valerio ed io viviamo insieme da 20 anni, quindi l'ho un po' istruito sul punto di vista femminile, non ha proprio via di scampo. Però è stato bellissimo lavorare con un team di donne e poter dare, vocalizzare questi sensazioni, queste impressioni, queste emozioni che proviamo fin da quando siamo adolescenti, perché anche l'adolescenza è un momento dove abbiamo questa metamorfosi del corpo che è quasi scioccante, succede molto velocemente e fino a quel momento sei un bambino con un corpo a cui sei così abituato che non ci pensi neanche, non sei neanche conscio di avere questo corpo. Poi tutto un tratto le ragazze esplodono, si sviluppano e tutto il mondo inizia a guardarle come oggetti, ed è molto difficile, è un po' un piccolo trauma questa metamorfosi. Grazie mille per il vostro tempo, grazie. Prego.